Mister, inizio gara, ci siamo incontrati e mi hai detto: ma cosa siete venuti a fare? E ora rispondiamo a vedere una vittoria sofferta ma pesante come un macigno dell'Aquila. Sì, adesso pesante non lo so, di sicuro è la prima partita che vinciamo fuori casa nell'ultimo periodo e devo dire che nonostante lo spettacolo non ci sia stato, la partita è stata fatta come si doveva perché insomma, un campo insomma, non molto agevole per quanto riguarda poi la tenuta e insomma dai, un po' pesante il campo, un po' gibboso, quindi era difficile fare la partita meglio. Credo da parte nostra, ma anche da parte degli altri, che è una squadra tecnica forte e che ci ha messo in grandi difficoltà. La partita è stata, suppongo, equilibrata e la vinceva chi avesse poi avuto l'episodio favorevole e comunque bisognava avere tanta attenzione che noi in molti casi abbiamo avuto e quindi siamo riusciti a non prendere gol. Mister, ovviamente le caratteristiche di una squadra forte non sono solamente quelle tecniche, ma devono essere anche quelle del sacrificio, dell'adattarsi all'avversario e dell'adattarsi al terreno di gioco. Io credo che questi tre fattori oggi, si siano trovati, tutti, al cospetto di una formazione che ha dato del filo da torcere un po' a tutti. Adesso squadra forte è sempre il solito discorso. Adesso è la prima partita che vinciamo. Noi in 6 partite abbiamo fatto 4 gol, questo sul rigore, la vittoria con l'Avezzano su una sfortunata autorete da parte loro. Quindi adesso non è che ci dobbiamo osannare troppo. È stata una partita fatta giusta. Abbiamo dimostrato di esserci come squadra. Magari con un avversario del genere. Forse qualche settimana fa non l'avremmo vinta o magari l'avremmo persa. Quindi non posso non dire che abbiamo fatto bene oggi, però insomma, adesso non ci allarghiamo. Tanta delusione perché, mister, è mancata l'ultima zampata vincente quando avete messo tanta pressione all'Aquila, soprattutto negli ultimi minuti. No, rammarico non aver ottenuto almeno un pareggio per quello che comunque ha determinato la prestazione fatta dai ragazzi in campo. Abbiamo avuto occasione nel primo tempo, due importanti con Ferrara e Pelacani, poi abbiamo subito la situazione del rigore che non analizzo anche se mi danno molto dubbio. E nel secondo tempo abbiamo cercato ancora di alzare un po' più il baricentro per trovare un pareggio che secondo me era strameritato. Mister, in casa tante gare difficili, forse risultati che non si aspettava. Come mai questo andamento diverso rispetto alle partite esterne, su tutte quella colmatese dove avete raggiunto un pareggio clamoroso, direi? No, beh, in casa mi ho incontrato le prime 5 squadre in classifica da quando sono arrivato io, però sicuramente è anche una situazione che non troviamo alibi, però stiamo giocando in un campo difficile che a volte è sabbioso, oggi era una mezza palude e sicuramente non aiuta per quello che sono le qualità tecniche della squadra, cioè fuori casa ci siamo disimpegnati meglio, mi ho incontrato magari squadre di un livello inferiore. Vediamo piano piano quello che sarà la nostra reale dimensione.